Buonasera, buonasera. È una corrida come non si era mai vista. Questa serata qui a Velle, in questa splendida piazza, speriamo che l'acqua sia clemente e che possa accompagnare questa bella serata, questi nostri concorrenti che stanno per iniziare. Buonasera Veglie, è un onore per noi dell'Associazione Il Paese dei Balocchi stare qui con voi questa sera e presentare il nostro spettacolo, la nostra corrida in tour, la tappa finale di questa stagione meravigliosa che è stata l'estate 2022, in cui noi abbiamo toccato varie piazze salentine. Quindi questa sera concluderemo qui a Veglie. È doveroso naturalmente ringraziare, cerchiamo di essere più veloci del solito, tutto ciò che fa da contorno a questa splendida serata. Si ringrazia intanto l'amministrazione comunale di Pietrarsa. Ah, a proposito, mi chiamo Pierluigi Minto, buonasera. Ecco qua, scusate. Allora, intanto voglio salutare, io questa sera non dovevo stare qui da solo, doveva essere con me Carla Dell'Anna, però purtroppo un incidente domestico l'ha infortunata e quindi purtroppo questa sera non sarà con noi. È doveroso salutarla, magari se gli dedichiamo un applauso, anche se non la conoscete, però posso dirvi che è una grandissima ragazza. Quindi si ringrazia subito l'amministrazione comunale di Veglie con il sindaco dottor Paladini, l'associazione culturale Festa Comunale di Veglie con il suo presidente Giovanni Lanciano, l'associazione Il Paese dei Balocchi di Guagnano con il suo presidente Massimiliano Dattis Botta, organizzatore dell'evento, il comando dei vigili urbani di Veglie, la protezione civile di Veglie, l'edicola di Paola e Sonia Garofalo, la ditta Panarese Costruzioni Generali, Anna Albano Fiorista e particolari di Enza Caricato. La serata inoltre sarà interamente ripresa e in diretta dalle telecamere di Salento in Forma con Luca Ciccarese e trasmessa in streaming su Facebook. Le fotografie, la fotografa di questa sera, Caterina Pinto, le più belle foto verranno postate su social nei prossimi giorni. Regia del nostro Gabri Romano, il service, Les Organization di Luca Fagiano, a cui va un doveroso applauso perché abbiamo avuto un po' di paura mentre quando si è scatenato un po' l'acqua. Tutti i concorrenti verranno premiati con una targhetta, ricordo, offerta dall'Associazione Il Paese dei Balocchi. La corrida in tour è un momento di allegria e spensieratezza. Ad ogni concorrente va il nostro ringraziamento per il coraggio di mettersi in gioco e regalare a tutti noi dei momenti di gioia, senza da parte nostra ricorrere, come da sempre accaduto nelle storiche corride nazionali delle Sine, da Corrado a Carlo Conti e Gerry Scotti, in alcun gesto di derisione che possa creare nel concorrente alcuna discriminazione. Come giusto che sia, abbiamo pensato di premiare i tre concorrenti per le due categorie in gara questa sera, cioè il premio simpatia, c'è bene. Non ho nominato il sindaco di Bagnano. Perdonami, non so. Ma no, veramente non ho ancora nominato nessuno della giuria, è giusto? Gabriele, non è colpa mia, non ho ancora nominato nessuno della giuria, giusto? Quindi non mi facevi false figure, già sto in coma, vabbè. Dicevo, due premi questa sera, il premio simpatia e il premio corrida di Pugliese. Passiamo ora alla presentazione della giuria. Katia Prato, assessore alla cultura del comune di Veglie. Ci sei? Buonasera. Davide Rizzo, coordinatore responsabile postazione 118 sempre di Veglie. Massimiliano Dattis, presidente dell'associazione Il Paese dei Balocchi, organizzatore dell'evento, la corrida. La professoressa Daniela Savoia, dirigente scolastico istituto complessivo Peppino Impastato di Veglie. Buonasera, professoressa. Luca Cacciatore, assessore ai lavori pubblici del comune di Veglie. C'è? Eccolo qui, buonasera. Michele Puglia, direttore artistico manifestazioni di Veglie. C'è? Eccolo qua, buonasera. François Imperiale, sindaco di Guagnano. Buonasera. Francesco Milanese, presidente del consiglio comunale di Veglie. Salve. Federica Modugno, giornalista referente Salento in Forma, eccola lì. Matteo Don Giovanni, presidente prologo di Veglie. Insieme a me però naturalmente questa sera c'è una sorpresa, c'è una piccola grande artista che questa sera sarà con me e mi aiuterà in questo gravoso compito. Sto parlando di Mia Fagiano. Buonasera a tutti. Buonasera principessa.
lei ormai è famosa, ormai sui palchi so che frequenti moltissimo le feste, vero? Sì, sì. Ma so anche che tu hai un progetto. Sì, che vorrei, che vi vorrei raccontare. Allora, si chiama Visto un ricordo, dove ci sono delle canzoni, cioè delle sigle dei cartoni anni 80, e qui abbiamo preparato un remix con delle canzoni scelte da me. E vorrei farlo partire, però... No, aspetta, magari ce le presenterai magari durante la serata, sei d'accordo? Cioè, allora... Aspetta, organizziamolo. Adesso ci hai presentato il progetto, sì. Durante la serata ci presenterai qualche brano, va bene? Sì. Sei d'accordo? Sì. Possiamo iniziare con i nostri concorrenti? Sì. Sei pronta? Benissimo! Allora, se avete la modalità della corrida, voglio sentire se avete portato insomma degli strumenti sonori per raccogliere. Cioè, quando scatterà il verde del nostro semaforo, potrete scatenare la vostra voglia di apprezzamento, se così si può dire, su per quanto riguarda i nostri concorrenti in gara. Naturalmente poi verranno giudicati dalla nostra giuria, però io direi subito, signorina mia, di iniziare con il primo concorrente in gara. Sto parlando di Mino Spalluto da Squinzano. Ecco qua la nostra balletta, posso permettermi? Buonasera Mino, allora tu vieni da Squinzano, ci presenti il brano Anima Mia, dei Cugini di Campagna. Primo concorrente in gara della corrida. Buonasera a tutti, buonasera giuria. Della corrida, non siamo ancora niente, della corrida di Veglie 2022, signore e signori, Mino Spalluto. Thank you.
ok. Complimenti Mino, diamo il tempo alla giuria di votare. Prego, vediamo un po' che coraggio avete questa sera, iniziamo subito. Che ci vuole coraggio? Poi prima ha rotto il ghiaccio aveva, Benissimo, 6, 7, 6, 7, 7, 9, 9, 6, 7. Grazie, grazie. Aspetta, vogliamo... Mia, che te ne è sembrato? Mi ha stappato proprio un sorriso, cioè... Io dalle 10, io dalle 10. E noi ti diamo, bravo, grazie Mina. Allora Mina, da dove vieni da Spinzano? Che lavoro fai? Io sono professionista elettricista. Da com'è che ti è nata questa passione? E poi soprattutto con un brano così difficile, Cucine di Campagna. Cantare in salve terzetto è un po' difficile. Così, per passione, per hobby, cantando cada volte, fa studio. Ed è una passione. Voglio coltivare ancora. E noi ti auguriamo di raggiungere livelli altissimi. Thank you very much. Ah, pure l'inglese, sì. Grazie a Mino Spalluto da Spezzano. Buonasera. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio, come ha detto il nostro amico Mino. Cosa ve ne sembra? Vorrei sentire qualche... Ecco, una trombetta, vabbè. Vi stai divertendo? Beh, ancora siamo ancora all'inizio, quindi ci sarà un po' di tempo. Continuiamo con il secondo concorrente in gara. Sto parlando della signora Bruna Giancane da Monteroni. Qui la classe non è acqua. Eccola qui, accogliamola con un applauso perché è uno splendore vivente. Buonasera signora. È bello? È bello riaverla con noi signora, no? Lei la signora ci segue sempre nel nostro tour, quest'estate è stata con noi, quindi ci siamo divertiti in tante belle serate, però so che sei una grandissima amante della canzone e del ballo, so che balli benissimo signora. Del ballo sì. Del ballo sì. Questa sera ci presenta... Cantore no? E sta canti, tieni il coraggio. Oh. Questa sera ci presenta il brano Amore Guardami. Da Monteroni, Bruna Giancane.
E tanto tempo che ti aspetto, sai. Io ti voglio bene, tanto bene. Ogni giorno della mia vita io ti sento più stretta a me. Ti prego, amore, torna, torna da me. Speriamo che questo amore ritorni, signora. Diamo il tempo alla giuria di votare. Mia, a te l'onore di... Vediamo un po' se l'amore ritorna. Prego, Mia. 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8. Grazie a tutti. Allora, signora Bruna, adesso che la giuria ha votato, tu sei nonna? Quanti nipotini? Avvicinami. Sei nipotini. Ma i maschi però, eh? E il femmine? Nessuna femmina. Mia, ti sembra una cosa normale? Normale questo, no? Normale. Ah. E lei quanti? E che dobbiamo fare? Lei quanti figli ha, signora? Io quattro. Quattro bambini. Quattro bambini, saranno grandi, no? Benissimo, salutiamolo con un calorosissimo applauso. Bruna Giancane da Monteroni, grazie. Buonasera signora. Amore è tornato, non siamo detto torna l'amore? Però se non torna. Tu l'amore l'hai già trovato? Non penso. No, non lo voglio, non lo voglio proprio. Non lo vuoi proprio? No, io queste generazioni da adesso non le capisco. Vabbè, però. Ma attenzione! A proposito di generazioni che non abbiamo mai capito, viene da Salice, signori e signori, Daniele Andrioli. Buonasera. Ciao Daniele, buonasera. Ciao a tutti. Penso che lo conoscerete, non so, Veglie, tu lo frequenti? Avvicinamelo. Ogni tanto. Ogni tanto, non sono tutto ancora qua io. No, no? No. Benissimo. Solamente a Salice. Solamente a Salice. Va bene, che non mi piace. Allora, questa sera ci presenta un brano di Pupo Firenze Santa Maria Novella. Hai detto tutto tu. Grazie. Posso parlare? Prego. Come no? Signore e signori, Daniele Andrioli. Grazie. Aspetta Daniele, aspetta. Problemi. Bello, queste sono le cose che a me fanno impazzire, eh? Allora, c'è un problema con il brano, però forse lo sostituiamo subito. Vieni Mina, Mimma, tutti in modo sicuro. Allora, c'è un problema con Firenze, si vede che la bella Firenze questa sera non ci vuole fare. La prossima volta. Sarebbe la prossima volta. Io chiedo lumi alla regia. Gabriele, ti voglio bene. Vediamo un attimo se abbiamo. Roma Capoccia non gli piace. Come vorrei? Okay. Ah, come vorrei. Voi. Sei un grande Daniele, meno male, altrimenti sarebbe stata dura. Signori e signori, Daniele Andrioli, grazie. Come vorrei. Ma mo parte? Sì, parte. E se non parte la parte così. Ok, parte. Daniele Andrioli. Grazie. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te, t'ho chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve chiede discende giù, ti aspetto qui, vicino al fuoco, in quest'inverno c'è qualcosa che non va.
Non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita come vorrei. Stasera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Quando vedo che va via e non amarti quando vuoi faccia male, senza cadere in una nuova gelosia che solo tu mi fai provare. Come vorrei amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio. Questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Questa volta un'altra donna non verrà a cancellare la tua gioia sul cuscino, anche alla luna glielo chieste non ci sta, non vuole più starmi vicino. Grazie! Grazie! Benissimo, la giuria prego. Prego mia. 7, 6, 6, 6, 5, 9, 9, 8, 7. Ok, grazie. Allora, aspetta Daniele, vieni qua. Vieni, vieni proprio più avanti, vieni, siamo a mia. Allora, lui, è bello che lo sappiate, c'ha Lieta, Salice, con la sua bicicletta, c'ha la cassa praticamente montata sul... E Pulino produ- eh? E Pulino produttore delle canzoni, porta l'allegria. E porta l'allegria. Perché lui dice sempre che allegria non ce n'è mai abbastanza. Va bene? E noi lo salutiamo con tutto il calore possibile. Daniele, grazie a tutti. Buonasera. Allora, mia. Tutte canzoni d'amore. Tutte canzoni d'amore, non lo volevo vedere. No. Niente. Il prossimo brano di amore non parla per niente. Intanto presentiamo l'artista. Si tratta di Sonia Spedicato da Arnesano. Buonasera. Tu non parli d'amore stasera, no? No. Vieni da Arnesano. Il gatto e la volpe. Infatti ci presenta un brano storico di Bennato, se non vado errato. Questa sera è con noi Sonia Spedicato, canta Il gatto e la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
vai, dove vai, dove vai? Per fortuna. Io la dedico alla Giulia, no? Magari c'è. Ah, aspetta, te li vuoi già accattivare? Allora, esatto, e la volpe. Io ho ballato per tutto il tempo. Facciamo così. Intanto diamo il tempo alla giuria di voler. Vediamo se hanno apprezzato il tuo. Prego, facciamo un applauso, eh? Sì, 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 sì. Prego. Ci siamo? Ok, allora 8, 9, 8, 6, 8, 6, 9, 8, 8, 8. Benissimo, comunque i complimenti alla giuria perché abbiamo dato un buon risultato. Allora, Sonia, tu vieni da Arnesano, sei mamma? Due bambine, e cosa fai nella vita? Io lavoro in questo delegato. Oh mamma mia, attenzione, attenzione, attenzione che di questi tempi va bene. La passione per la musica ti nasce quando? Sì, per gioco. Ti piace il karaoke, cenetta con gli amici, vedi? L'importante è divertirsi. Basta. E se te lo dice mia, vuol dire così. Grazie Sonia, è stato un piacere averti con noi. Buonasera, saluto a Sonia Spedicato da Arnesano. Comunque la serata sembra che stia andando bene, non diciamo niente per rinfrescare la manzia, però vi stai divertendo, vorrei sentirvi un attimo, mi vedo un po' freddino, sinceramente. Okay. Mi state fischiando. Mosci, io direi mosci. A me lo applaudire la vicina, non dico niente. E anche il riscaldamento. Questo è amore comunque. Grazie. Va bene, continuiamo, continuiamo. Attenzione. Attenzione. Asso nella manica. Da Tor Carolo. E già pronto sul palco. Enzo Mendrano. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera Enzo. Buonasera, grazie. Ci presenti un brano che non è tanto facile, la mia vita. Allora, lui ogni volta c'ha problemi con il problema con il. Speriamo di no. Questa sera no. Ci accertiamo subito, Gabriele, per favore, ci siamo. Okay. L'ultima volta fu un dramma. Più di 5 minuti fermi qua sopra perché non partiva la traccia. Però questa sera sembra che sia tutto bene. Sei pronto, Enzo? Dai tutto quello che c'hai da dare. Signori e signori, da Tor Carolo con furore, Enzo Mendrano! E allora ancora una piena cosa. Esco per toccare la mia terra. Un'altra notte da scordare. Niente che ti basta vivere. Questa mia cuore è sera. In silenzio parto per tornare, forte un dolore sale a farmi male, ho vento che si placa in un momento, lascia dentro tanto vento, si metta la porta. E va. Lentamente prendo a disegnare che il più rosso del sorriso di bianca signorino nuovamente pronto a
Benissimo, benissimo. Vediamo un attimo la nostra giuria che voto dà al nostro Enzo. 7788979989. Grazie. Allora, Enzo, che te ne è sembrato di Enzo? Visto che una volta ci sono stati dei problemi tecnici, però oggi non lo so. Bene. Tutti mi stanno stappando un sorriso. Ah, e questa è la cosa più bella. E il più bel sorriso questa sera è proprio mia, secondo me. Grazie. Grazie a Enzo Vendrano di essere stato con noi. Grazie Enzo, buonasera. Continuiamo con il sesto concorrente in gara. Viene da San Vito dei Normanni. Stiamo parlando di Donato Pignatelli. Dov'è? Ecco qui. È un cabarettista. Vediamo cosa ci presenta questa sera. Buonasera Donato. Buonasera Medi, buonasera. Cosa ci presenti questa sera? No, stasera io non canto, farò un po' di cabaret, qualche barzelletta, in modo da tenervi allegri tutti quanti. Ok. Allora, sai il tempo se a vuoi puoi stare con me per lui, dai. No, è giusto che il palco sia tutto tuo questa sera, quindi cerca di dare il meglio di te, sai che purtroppo i tempi sono ridotti. Ok, c'ho 380 minuti di tempo, ecco, è una questione di minuti. Buonasera pubblico, buonasera, un applauso Donato forte. Pignatelli. Forza, un applauso forte, che voglio energici, dai. Più forte. Ok, buonasera giuria, buonasera signor sindaco. Signor sindaco, complimenti di questa magnifica cittadina Veglie, tenuta bene, almeno per come l'ho vista io. E vorrei sapere come si chiamano i cittadini di Veglie, se potrei saperlo. Chiedo scusi, che è il signor sindaco? Prego. No, ma è il sindaco di Guagnano però, Donato. Ok, chiedo scusa se mi avvicino. Guagnano, di Veglie? Nessuno. Ma c'è l'assessore, c'è il consigliere. No? Assessore, buonasera. Come si chiamano i cittadini qui di Veglie? Quindi quanti abitanti sono? Ah bene, vi conoscete bene o male tutti quanti, giusto? Come si chiamano i cittadini? No, per nome, ci vuole una settimana qua. Si chiamano Vegliese, ha detto. Bene, un applauso all'assessore. Corro. Eccomi. Perché? Vabbè, l'ho perso. C'erano due puricini che giocavano a scopa. Si stavano arrabbiando. Uno diceva, pio. E piglia. Andavano là dietro. Bene, scusate della voce un po' sofferente, ma stamattina ho avuto un dolore al braccio. Qui. Poi è sceso qui, poi è passato di qui e il dottore ha detto non ti preoccupare Donato, è un dolore passeggero. Grazie dell'applauso comunque, al di là di come va la serata, grazie dell'applauso. Allora oggi sono venuto a Veglie qui 4-5 ore prima perché volevo andare a trovare il mio vecchio datore di lavoro di 40 anni fa, una grossissima azienda che ancora oggi, grazie a Dio, lavora. Sono andato a trovarlo e appena sono entrato in questo immenso capannone, non voglio dire il nome dell'azienda per una questione di privacy, c'era il guardiano, purtroppo gli mancava un braccio. Sono entrato dentro, c'era un altro addetto ai lavori che non so, gli mancava il braccio sinistro purtroppo. Ho detto, cazzo, è caduto il braccio sinistro, braccio destro. Sono entrato dentro in ufficio, c'era la segretaria, gli mancava un dito. Ho detto, ma qua che cos'è qua? Alzo la testa, c'era un'altra segretaria dietro, gli mancava un braccio. Cioè io esco di corsa,
nell'uscire la porta incontro il datore, ex datore di lavoro. Dico, oh, Gianluigi, ma che è successo qua? Quello col braccio, dice Donato. Dice, c'è crisi, stiamo provvedendo al taglio del personale, capisce? Grazie dell'applauso, grazie, incoraggiatemi, dai che c'è un po' di affanno, grazie. La barzelletta, guardi, le barzellette sui carabinieri, ci sono migliaia di barzellette sui carabinieri, ma la sanità oggi è quella che sta andando avanti. L'altro giorno mi trovo per caso al pronto soccorso e esce un dottore dal pronto soccorso con la supposta all'orecchio. Il collega fa, poi collega, la supposta all'orecchio, la supposta, oh cazzo, e la penna dopo, cazzo, l'ho messa, capisce? Questa è la sanità italiana, grazie, grazie. Grazie dei fischi e sono appena accettati, grazie. Allora, buonasera. Ok, va bene, non importante, è importante regalargli 5 minuti di divertimento. Comunque taglia personale meravigliosa. Bello, eh? Purtroppo il cabaret richiede più tempo, beh, sappiamo che la corrida so. I 3 minuti sono, quindi esatto. Di quello non possiamo. Mentre ti stai scaldando non ce la fa. Ha fatto ridere. Comunque vorrei ringraziare veramente. Aspetta, facciamo votare la giuria, dai, è giusto. Okay. Prego giuria. Va bene, grazie. Vediamo un po' se la satira tira così. La satira, okay. Allora 57, 55, 5, 7, 5, 5, 6, 5, 5, 7, 8, 6. Va benissimo, vi ringrazio. Ha bisogno di un tempo, beh, sì. molto più tempo per entrare nella... Poi questo pubblico può freddire. È vero, un ragazzi, po' freddo. È vero che la serata non permette grandi picchi di calore, però. Corrida bagnato, corrida fortunato, giusto? Va bene. Va comunque bene. Vorrei fare un grandissimo applauso a Massimiliano e a te Pierluigi. E un altro applauso grandissimo a Carla, Carla dell'Anna. Sì. Le auguro una pronta guarigione. Speriamo di vederla presto. Okay. È stato con noi questa sera Donato Pignatelli. Signori, grazie. grazie di cuore, grazie. Allora, è il momento della nostra sorpresina. Ho saputo che c'è una piccola mia che ha un piccolo progetto che ci vuol presentare. Che avevo già detto, che avevo già annunciato. Mamma mia, ti stavo riannunciando. Vi annunciamo per quelli che sono arrivati un poco dopo. Ecco. È giusto, è proprio figlia di. Allora, benissimo. Il progetto si chiama Vi Sblocco di Colpo e lo vi spiego. Ok. Ci sono delle canzoni, cioè delle sigle dei cartoni animati che sbloccheranno dei codici scelte da me. E con queste canzoni ho creato un remix che dura quanto una canzone. E volevo cantarla, ecco. E noi gliela facciamo cantare? Sì! Il papà di regista è pronto a mettere la base? Sei okay. Pronto? Sei pronto papà? Non facciamo i danni come film italiani. Non ne parliamo. Non lasciamo perdere. Non ne parliamo. Dopo ci racconti quello che è successo in spiaggia. Questa sera la sorpresa più bella è Mia Fagiano. Signore e signori, Mia Fagiano. Bye.
sceglie questa sera? Mia Facciano! Che Occhi di Gatto l'hanno conosciuta qualche anno fa, quindi è bella. Questo vuol dire qualche anno, non dico 40, 45, dico qualche anno fa, e vuol dire che insomma certi ricordi sono sempre belli da, appunto, da richiamare alla memoria. Grazie mia che di averci un chiamato. Voglio ringraziare mio padre che mi ha trasmesso questi cartoni. Grazie a papà. Grazie a papà che l'ha fatta. Grazie. Finalmente una volta che ringraziamo il papà. Finalmente. Mia figlia non diceva una cosa del genere. Va bene, continuiamo signorina. Sì, gara. Ma attenzione. Abbiamo l'indigeno locale, come lo definisco sempre, quando c'è un personaggio che viene dal paese che ci ospita. L'indigeno non è offensivo. Scusi, mi sta guardando già male. Stiamo parlando del signor Giuseppe Quarta, da Veglie! Buonasera. Ti sei offeso che ti ho chiamato indigeno, no? No. Ah, meno male. Se no, te li cacciano. Questa sera ci presenti un brano del sole. Certo, mi picca, è più facile, no? Quindi... Io non lo conosco, voi lo conoscete? Sì. Possiamo aspettarci di tutto? Benissimo. E del sole questa sera ne avremo tanto bisogno di sole. Niente. Signore e signori, a Veglie Giuseppe Quarta!
aspettate sempre il semaforo. Qui qualcosa mi dice che dobbiamo avvicinarci. Facciamo votare la giuria, quindi poi parliamo, poi ci conosciamo meglio. Prego, giuria. Par condicio si parlava prima, quindi. Prego, giuria. Mia, vuoi fare una conta? 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Allora, conosciamo meglio Giuseppe, o meglio lo cerco di conoscerti io, perché loro ti conoscono tantissimo. Tu vieni da Veglie, però stai a Ruffano? Sei a Ruffano? Sì. Però se torni spesso al Veglie. Sì, sì, sì. Ok. Però dentro con la mia nipote che fa compleanno domani. Ok. Ti piace la... Come mai hai scelto questo brano di Albano? No, io canto Albano, canto Granata, canto Rose Rosse, canto... Perché Granata la sapessi cantare così a cappella veloce, senza musica. Granata, città del sole e del fiore. Grazie, Giuseppe. Grazie. È stato... lo penso a cappella, ragazzi, questa è arte, cioè io non era dita manco mano così. Rose rosse per te. O stai esagerando, però vabbè. Vabbè, che un di male. Benissimo. Giuseppe, mi dispiace ma ti devo salutare. È stato un piacere averti con noi sul palco questa sera. Il sole che hai portato sicuramente illuminerà oggi. E quindi speriamo di continuare così. Grazie di essere stato con noi, Giuseppe. Giuseppe Quarta! Grazie. Salutiamolo con un calorosissimo applauso. Grazie. Allora, stai divertendo? Sì, che ne sì. Pensi? Bravo il nostro Giuseppe. Sì, sì, tutti mi stanno strappando un sorriso. E questo è importante, ma tu stai strappando sorrisi a tutti. E questo non è da poco, è vero o no? Sì. Ok, ok, ok.
Volevo parlare con la giuria, come stanno le cose della stamattina? Vi state divertendo? Ho visto degli sguardi, il sindaco, ho detto ok, il nostro sindaco di Bagnano, la professoressa, ok, dopo verrò a intervistarvi, a conoscere qualcosa di più di voi. Continuiamo con la nostra gara, il tempo ci sta dando clemenza, quindi cerchiamo di velocizzare. Vieni qua, dove vai? Non mi lasciare questo. Solo. Devo prendere questo. Ecco qua, provincia di Brindisi, San Pancrazio, Roberto Padula. Buonasera Roberto. Anche la musica vogliono, visto? Ti hanno messo la musica. Buonasera a tutti. Ok, tu vieni da San Pancrazio, grande passione per la musica, e anche lui è uno dei nostri concorrenti affezionatissimi, è sempre con noi. Questa sera ci presenti un brano dei Pooh, Uomini Soli. Uomini Soli. E allora non aspettiamo altro che ascoltare la tua splendida voce. Da San Pancrazio, Roberto Padula. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo, perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più, con nevrosi e gelosie, perché questa vita stella, e chi è steso d'oro il mio amore, oppure fa l'amore. Nella sede d'avventura, per chi ha studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li ha riportati e persi, o solo perché sono dei diversi. Io delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne. Grazie. Cerchiamo di una parola, imparare le donne. Del mondo misterioso. Grazie a Roberto Padula. Grazie a voi. Diamo il tempo alla giuria di votare. Poi ci spieghi come facciamo a imparare le donne, perché è difficilissimo. È molto difficile. Prego, via. Mia. No, non c'è il microfono. 8, 8, 10, 9, 9, 10, 9, 8, 9, 9. Non male, eh? Grazie. Allora, come si fa a imparare queste donne, Roberto? È molto complicato, molto complicato. E tu puoi darci una dritta? Insomma, dai. No? Cerchiamo, allora rimaniamo, aspettiamo. Cerchiamo, ci sarà tempo per imparare. Certo. Noi intanto impariamo dalle donne. Lo
Ok. Va bene. Va bene, grazie. Grazie a Roberto Padula da San Pancrazio, questa sera è stato con noi. Io andrei, signorina mia, se me lo permette, a conoscere meglio la nostra okay. Giulia, va bene? Okay. Ma se tu intanto ci racconti una barzelletta, okay, so che sì, c'è sì. Una barzelletta, vero? Sì, sì. Prego. Allora, vi posso raccontare questa barzelletta? Ci sono due dai. Un daino dice all'altro daino: ehi, giochiamo a nascondaino? L'altro dice: no, dai, no! E questa è la barzelletta. Me l'hanno consigliata la regia. Fanno un altro. Ok, due pesci si incontrano. E uno dice: mi hanno licenziato, come faccio a pagare le bollette? Sono in bancarotta. E l'altro gli dice: caro mio, sei fritto. E l'altro di naturalmente non è che pensa come l'altro, naturalmente scappa lontanissimo, che verso l'infinito e oltre, e dice: no, per favore, non sono troppo giovane per morire, L'altro naturalmente dice: senti, bello, è un modo di dire. E l'altro naturalmente dice: ah, questa è una barzelletta che ho inventato io. Ok. Grazie, è stato un ottimo. Ciao, buonasera, salutiamo ancora le telecamere di Salento in Forma. Allora, io sono qui in mezzo, sono vicino alla giuria, volevo parlare con Michele Buglia, direttore artistico manifestazione di Veglie, che è lei, e poi c'è il presidente della Prologo, Matteo Don Giovanni. Buonasera. Allora, vorrei che ci presentaste questa festa di San Cosimo e Damiano, questa. Il programma, insomma, volevamo sapere qualcosa di più di questa festa. Prego. Oh, niente, io ho dato una mano al comitato per la scelta degli spettacoli tutto qui, e quindi con Massimiliano abbiamo pensato a questa serata di allegria, di spensieratezza. E niente, abbiamo messo su la corrida che è andata in scena in diversi comuni del Salento. E per domani sera poi ci sarà un altro spettacolo musicale con Rio del Puccia, che sono degli artisti bravi, anzi, diciamo bravissimi, quindi sicuramente ci sarà tanta partecipazione, oltre al contesto bandistico di Veglie, e quindi. E i signori del comitato hanno avuto una mano da me, e con piacere sono qui. Ringraziamo il signor Muglia, presidente della Prologo, il nostro presidente della Prologo. Allora, le Prologo sono sempre super attive, non si fermano mai, tutto per questi nostri paesi. Sì, assolutissimamente, buonasera a tutti. Cerchiamo di fare il più possibile per il paese, ovviamente, e sempre. Quest'anno abbiamo dato anche un supporto all'associazione Festa Patronale, realizzando insomma la festa patronale di San Giovanni, e adesso inizieremo una serie di incontri, percorsi, corsi, abbiamo una serie di attività insomma che ci accompagneranno per l'autunno in piano, diciamo. Questo vi fa onore, e le Prologo sono sempre da applaudire, quindi non facciamo mai mancare un applauso al nostro Prologo. Buonasera. Buonasera. E signor? Francesco Ingresso, presidente del Consiglio Comunale di Veglie. Allora, Veglie è bellissima, questa sera ci ha ospitato in maniera splendida. Spenda una parola per questo paese. È un paese che ha un background di esperienza, di arte, di cultura, che deve mettere in mostra. Lo deve fare con più entusiasmo, per cui ben vengano manifestazioni come quelle di questa sera. Dobbiamo essere ottimisti, credere in noi, e questo paese secondo me può esprimere molto di più di quello che esprime. Veglie storicamente è sempre stata una fucina di idee, signora. Buonasera a tutti, e approfitto per ringraziare Katia, girati Katia. Buonasera a tutti, la sua presenza. Sì, e ringrazio il comitato Veste Patronali, la Prologo, per aver realizzato questo evento in collaborazione con il comune di Veglie. È sempre è bello ritrovarsi,
è bello sempre rispettare le tradizioni e portarle avanti. E c'è un grande impegno, c'è tanto lavoro dietro, però poi si ha la soddisfazione di poter dare al paese qualcosa sempre di nuovo, qualcosa di diverso. Quindi mi auguro che sia apprezzata la serata. Ringrazio anche il sindaco, la dirigente, le persone che sono qui in giuria. Grazie signora, allora il sindaco dopo, gli dico due parole. Andiamo a salutare la professoressa, per galanteria. Buonasera professoressa. Quanti due ha messo nella sua vita? Le spalle. Due mai, uno mai, perché? Professoressa, a me soltanto mettevano uno. Perché mi piace incoraggiare il talento. A me non mi hanno mai incoraggiato. Qualunque esso sia. A me non mi hanno mai incoraggiato, sempre uno mi mettevano. Ma da educatrice bisogna farlo, perché ognuno porta in scena il proprio talento e su questo palcoscenico ognuno sta portando il proprio talento. Infatti io vorrei ringraziare tutti gli artisti che sinora abbiamo visto per proprio il desiderio, ecco, diciamo il desiderio di essere su questo palco, su questa bellissima piazza, e soprattutto per il desiderio di condividere se stessi con noi. Noi stiamo oggi veramente vivendo una bellissima serata, almeno la mia è bella, perché fino a mezz'ora fa ero bloccata a casa dal temporale, quindi non mi sarei mai aspettato poi di essere qui, e mi sta piacendo, quindi grazie veramente a tutti, grazie. Signora professoressa, se dovessimo tornare indietro nel tempo, mi dovesse incontrare come studente, un 6 ogni tanto, non dico 6 in più, 6 in più, 6 in più, allora c'è anche il nostro Luca Cacciatore, assessore ai lavori pubblici di Veglie, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, ringrazio te perché non ti stanno ringraziando, comunque stai tenendo il palco molto bene e ci stai facendo divertire. Grazie, 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 grazie anche al nostro Davide, Massimiliano e Federica, ma il mio sindaco, il sindaco di Guagnano, buonasera François Imperiale. Allora François, ci si vede in questa splendida piazza, anche noi abbiamo una piazza meravigliosa a Guagnano, ricca di tante belle iniziative che quest'estate abbiamo presentato. Spendici due parole anche tu. Intanto grazie, buonasera a tutti, grazie a Veglie, i suoi assessori, il Presidente del Consiglio, tutti quanti per l'ospitalità, un grande piacere. Con gli assessori stiamo già lavorando in alcuni contesti insieme, sono comunali importanti, no? Il distretto urbano del commercio che ci porterà a occasioni anche per gli eventi, per finanziare anche queste occasioni in cui le comunità vivono insieme. Io ringrazio il Presidente Massimiliano Botta per noi, no? Tutti. Invito tutti a Guagnano il 6, il 7 e l'8 per la festa patronale, dove la nostra piazza tornerà a vivere dopo due anni di pandemia. Grazie a tutti, permettetemi una menzione particolare, un ringraziamento speciale a Mia, che regge il palcoscenico come una trentenne. Bravissimo, bravissimo. Grazie, buonasera a tutti. Grazie sindaco, grazie François, grazie a voi perché siete meravigliosi. Cioè, non è che c'è qualcuno che vuole cantare una canzone veloce adesso, no? Vediamo, andiamo a scoprire qualcuno. No, Carlo no, voglio scoprire qualcuno che c'ha la faccia d'artista, secondo me. Ti ha cantato dopo, parlavo. Vuol cantare una canzone, signora? Qual è la canzone sua preferita? Non canta proprio. Lei, complimenti per il ciuffo. No, non canta, ecco. Non canta. C'è qualcuno che lei canta? Mi ha fatto uno sguardo così, non canta, però c'ha il viso da artista lui, eh? Lei canta una canzone, le piace qualche cosa in particolare? Tanto proprio. Lei è di Veglie? Sì. Abita proprio a Veglie? Io di Giuseppe. Sì, lo Giuseppe, il nostro Giuseppe di là sopra. Va bene, grazie, grazie a voi tutti di essere questa sera con noi, non fateci mai mancare gli applausi perché, ma no, lui c'ha la faccia d'artista, secondo me lei è un rocchettaro sicuramente. Non sono rocchettaro. Non è rocchettaro. No. Sembra di quei musicisti tipo AC/DC, heavy metal, Magari ti piace Domenico Modugno. No. Che genere di musica ti piace? Discoteca. Ma tu c'hai proprio. Puoi alzarti un attimo. Secondo voi, guarda qua. Eh?
sembra come di quei musicisti heavy metal, tipo Iron Maiden, AC/DC, o no? O no? Magari fa quei lenti strappalacrime degli anni 80, meravigliosi. Grazie al nostro amico, grazie a voi, torniamo sul palco, grazie ancora agli amici di lei, signor Ciro, alla faccia di artista. No, neanche lui, attenzione al palo. Ciao alla mia famiglia. Bene, continuiamo, come? Mo adesso arrivo anche da voi. Torniamo sul palco, ecco la bellissima mia. Una cosa? Allora, vai. Io ce l'ho fatta. Ho il discorso 7-8, ricordo anche gli altri giorni. Vorrei dire che il 7 a Guagnano, come hanno detto, ci saranno dei cabarettisti. Questa pubblicità. Questa Sirta è stata, vero? Sirta è stata, vero? Sì. Ecco. La pubblicità, ecco perché gli vuoi bene a Roma, è vero? Aspetta, mi ricordate un attimo che io ho... Luca Facciano, papà, Luca Facciano. Allora, mi ricordo i fratelli Lutumolo da Tusic e Vales, che li ho già incontrati, se sbaglio, al Torre Rapillo. Andiamo avanti, mia, che ho sentito un zitto che è arrivato in testa, non vorrei che... Che mi insigiciano, eh? Andiamo avanti, nono! Nando Timoteo si dovrebbe chiamare. Ok, come si fa a chiamare uno Nando Timoteo? Ti striscia la notizia. Ah, no. Andiamo avanti. Ti dispiace? Perché questi zitti continuano a. Il nono concorrente in gara viene da Alliste, vero? Signori e signori, Valerio Galati. Valerio, vieni da Alliste, sì. Alliste, mi hanno messo nel palo. Lui è un cabarettista, se mi permetto di dirti, va bene? Cantante cabarettista. E ama fare delle parodie su dei brani famosi. Lui ci scrive, ci marcia sopra. E questa sera ci presenterà la parodia di Governo Farfalloni, vero? Non è questa una parodia, questa è stata tutta scritta da me, la base è stata fatta da un mio amico di Marittima. Cioè, ma ha smentito praticamente, tutto, ho parlato, gli ho presentato la grande e tu mi hai fatto tutto un po' dell'opposto. La parodia oggi no. Oggi no, vabbè, la prossima volta avvisami. Vabbè, comunque c'è con noi questa sera da Alliste, anzi da Ruffano, così te impari, Valerio Galati! Senza offendere nessuno, I nostri governanti. Tanimo un governo e farfalloni, non finimo una sorta di bene, a mezzo tanti lati e ladroni, l'Italia un primo posto lo mantiene. Tutti mano onesta, noi siamo alla rovina mentre i ti fanno la festa. E non dopo quelli via, non fanno mai non bene, ma non nuova vince via, ma non nuova vince bene. Prendila qua, dopo il fatto che voglio che sapessi lo salutare, va bene. Deputati su pagliacci, fare la sottigliaia da difficile, mannaggia la miseria cos'è le facci, ci non pagamo noi su capricci, e solo nel pastore, con nel camuto corpi, ci quattro bambagioni da noi, i nordi, e solo nel pastore, e tu via via, tu governo e farfalloni, hai scassata la. Tutti mano onesta, noi siamo alla rovina, mentre i ti fanno la festa. Uno con quelli via, non fanno mai un bene, ma non ho mai vita, ma non ho mai niente bene. Farena su tutti della stessa mamma, ballazzare tutti nella stessa pinna, questo governo va tutti in panna, i soldi a noi ne spinna. Tutti vanno onesta, noi siamo alla rovina, mentre i vanno a testa, e non dopo
pulli piglia, non fanno mai non bene, ma non ho la vince piglia, ma non ho la vince e bene. Camminiamo come li punturi e non cantiamo manco l'uguale. Questo governo te fa falloni, noi stiamo zitti e non ne stiamo i mani. E ciò è sempre i pastori, con ne davo due corpi, di quattro pappacioli, danno i punturelli sordi. E ciò non è pastori, e tu mani la via, sto governo è farfallone. Che è scassata la tira, e sono tutti manugina, sono tutti manulesta, non siamo alla rovina mentre ci fanno a questa. Carabinieri, polizia, finanza, tutto. Ma io voglio fare quella di Oretta Berti. Aspetta, Oretta Berti, voglio fare mille di Oretta Berti. Aspetta un secondo, aspetta. Prima voglio veramente la polizia, poi diamo il tempo agli amici della giuria di votare, per favore. I politici non ti ameranno questa sera, prego, ma dei voti! La giuria tutta politica! Ma dei voti! Leggo io, 6, 7, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 7! Non voglio dire niente! A fine serata voglio fare mille! Senti, se mille ce l'hai a cappella, c'è veloce, veloce! No, mi devo dare la chiavetta a lui per mettere la parodia a mille. Dopo però, dopo. Vado a sapere. Se c'è tempo. Vado a sapere. Troppo, dimmi. Mia, che ne pensi? Lo mandiamo via o... Dove? Allora, lui di amore non ha parlato niente, perché... non ha capito niente, sì, meno male Benjamin. Perché la no, questo è l'originale, questo è il problema. Mandiamolo via voi. Ma ci sono molti che hanno votato la Meloni, però. Meloni ci sono quelli. Basta, non facciamo politica, con Meloni e contro di loro. Ma noi di minori che andiamo con esattamente la cosa. È stato con noi, lo mandiamo subito via dal list Valerio Galati. Grazie. Meloni, zitta parla. Vabbè. Allora, andiamo a San Cesario. Damiano Bonatesta. Eccolo qua. Ah, che spirito bello, fresco, mai è corte, ah? Buonasera Damiano, ci presenti, oh mio signore? Sì. Tu vieni da San Cesario, la prima volta che partecipa, la prima volta, spero che non sia l'ultima, vicina di Picca Picca, qua vieni da San Cesario, sei pronto a dare il massimo, ok? Da San Cesario, Damiano Bonatesta! Questa la tieni con la mia madre che non c'è più. Ah, santo Dio, è quasi chiude tutto, prego. Adesso torna. Ah no, la canzone, non la mamma. Ecco. Non è questa, passa tutto, fermo, non è tornata. Le non te l'hai vista? Mo ce ne facciamo quella. Gabriele, non è questa. Oh mio signore! Vera? Sempre problemi tecnici! No, no. Questa è arriva, mia! Vera, canta, io Gabriele, ti voglio bene, maledetto! Questo mi stava andando già scherzo senza niente, prego! Oh mio signore! Mondo, io non avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, chi ogni cosa ti ha avuto
per tutto quello che tu hai fatto per me, per me. Però anche noi, io no. Oh mio signore. Allora, prego giuria, se vuol votare per il nostro Damiano Buonatesta. Wow. Prego mia. 8, 6, 8, ripeto, 8, 6, 10, 10, 8, 8, 9, 7, 7, no, è diventato un 8, 7, poi qual è la cosa? 8. Ok. Allora, Damiano, tu vieni da San Cesario, oh mio signore, un brano difficile, dedicato alla tua mamma, questo ti fa onore, lo so, lo so, lo so. Un grande applauso! Un grande applauso! Dedicato alla mamma, è una cosa molto bella. Brava la cucina! La mia è sempre mia. Tu che cosa fai nella vita, Damiano? Io carrozziere. Carrozziere, quindi tu smonti, rimonti. Smonti, una mattina. Ho visto che c'hai le tue tifose lì, così tuo figlio, tua moglie. Mia madre. Tua madre, no, purtroppo. Mia moglie, mia figlia. L'ho assaggiato, padre, l'ho assaggiato sempre. La mamma è mamma. La mamma, la mamma è sempre la mamma. Lo so. Vabbè, saluto la mamma mia che sta a casa. Benissimo, allora, grazie al nostro Damiano Buonatesta, salutiamolo con un calorosissimo applauso. Damiano Buonatesta da San Cesario. Ci spostiamo un po' più in là, sempre comunque in zona, da Squizzano, signore e signori, Salvatore Romano. Ma santo Dio, ci sta trasformando. Signore e signori, Salvatore Romano, non gli chiedete che lavoro fa, per favore, perché... No, no, niente lavoro, buonasera, Salvatore. Facciamoli un applauso almeno. Grazie. Vieni qua, vieni. Ale sta a favorire. Lui è... Paura, no? Lui è... È un nostro storico artista di queste nostre corride, anche ha passato con noi l'estate, quindi siamo stati a Las Vegas, no? Ricordi in Spagna, in Spagna, in Ibiza, ricordi? A Novoli. Novoli. Benissimo. Andiamo avanti. Signori e signori, da Squizzano, Salvatore Romano. Grazie. Canta una storia importante. Salvatore Romano! Grazie. Buonasera, arrestatelo. Quanta storia ho incontrato io. Ai. Vuoi fare sempre a modo mio. Così. Una storia importante. Ma ci ha mangiato una parola. Non lo so così. Il dolore è grande. Quanta gente ho incontrato io. Quanta storia, quanta compagnia. Ora voglio di più. Storia importante, quello sei tu, forse sei tu. Grazie.
abile te mani. Purtroppo non capite, non capite il vero senso della canzone, cioè apri le tue mani per riceverti, ci te riceverti, cioè ci te riceverti, facciamo, votiamolo per favore. Guardate pietà, non l'ho visto, rivotatelo per favore, ok, grazie, andiamo, 5, 6, 5, signora, ti è proprio senza voto, signora, niente proprio, ok, ricominciamo. Egoisti! Allora ricominciamo, serie 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 8, e tu sta a 7 e 5. E mi pare che dove l'hai visto? È un grande. Allora. Allora, queste persone qui, come tanti altri, no? Sono una gioia averli a fianco. Io poi più grido. Mi piacerebbe fare. Scusa, non te lo dico, mi dici? No, a me da. Sempre colpa mia, no? Sempre no, colpa mia. Io adesso a farlo un buono, voglio colpa mia. No, dai, colpa mia. No, no. Va bene. Grazie al Salvatore Romano da Squinzano. Era una storia importante. Salutiamolo con un applauso. Non te ne andare, non te ne andare che penso che c'è qualcosa che è per te dopo. Prego. Bene, continuiamo. Oh. Allora io sta prima. Stai morendo. Stai morendo, Petania? Sì. Immagino tutta l'estate in questa maniera. Da qualche parte c'è scritto qua che queste persone non dobbiamo prenderle in giro, no? E non ci permettiamo mai, perché sono loro che secondo me prendono in giro noi e poi rallegrandoci queste serate che sono veramente così belle. Io vi farei un applauso a tutti quanti, no? Perché sono delle persone meravigliose, sono persone veramente che ci fanno sorridere veramente alla vita. Grazie di esistere. Allora, grande mia, andiamo avanti, torniamo un po' sulla terra con una persona molto più seria. Michele Salice da Cellino San Marco. Michele, molto più serio, eccolo, va. Buonasera Michele. Ave Michele, anche lui il nostro storico concorrente. Buonasera Michele. Dimmi. Numero uno. No, io ci avevo sempre uno e basta. Sempre uno, solo ed esclusivamente uno. Questa sera ci presenti un brano, Il ballo di Simone, e noi ti lasciamo sul palco solo. Da Cellino San Marco, Michele Salice. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Non è che è molto semplice, e lui queste cose le sa. Pattinare alle mani, se e poi farle vibrare, se fai un come Simone, se lo sai forse, non puoi certo sbagliare. Adesso che la dico certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, e qui mi prendi te. Sulle mani! Busta in aria le mani, se lo sai forse, e poi lasciare andare, se muovi le ore con me, se sei un po' di qua e un po' di là, un po' di laggiù, Le forze dell'ordine potrebbero non vedere le cose, se sei e poi lasciare andare. Se muovi ancora con me, se tu sei forse, un po' di qua e un po' di là. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere Damiano, spostati Damiano. Se qui mi spegni te, no, no, no. Pattinare alle mani, se tu sei forse, e poi farle vibrare.
Queste sono le canzoni che mi ascoltavo da piccola. Bene, come andate? Sono morta. Sono morta. Grazie Michele, diamo il tempo alla giuria, spero che non sia stata offuscata da quel ballerino folle che è andato avanti, però qui abbiamo un gran bel punteggio, già si intravede qualcosa. 9, 9, 9, 8, 10, 9, 9, 8, 9, Fede, 8. Beh, insomma non male, tu poi hai lo spirito della corrida, quindi qualsiasi voto per te va bene, basta partecipare. Non gli chiediamo dove lavoro anche perché è un periodo un po' No, diciamo. Se no se lo vedo. Evitiamo allora. Ti ringraziamo e basta così. Grazie. È stato con noi Michele Salice. Grazie ancora. Allora, prima avete visto un grillo che saltava qui, no? Sì, l'ho visto anche io. L'hai visto anche tu, sì, anche le prove, anche le prove. Per fortuna Michele è un professionista, quindi non si è distratto. Ma io quel grillo che saltava lo inviterei sul palco perché è il suo momento. Da Porto Cesareo con furore, ballerino, showman, in trance, tutto pace, Damiano Rizzello! Santo Dio! Avevi un corpo di ballo, un corpo a capo, va bene. Allora, Damiano, sei pronto? Tu ci regali un brano, quale? Aspetta. La gonna corta, io sento che ti amo. La gonna corta, io sento che ti amo. La fine del mondo. La fine del mondo. Allora, la base ce l'abbiamo, Gabriele. La cosa del giorno. Andiamo. Hai bisogno di... No, non ho bisogno di niente. Damiano Rizzello! Si suona, suona te, sono cotto d'amore, voglio solo te. Con quella donna corta, mi fai girare la testa, ho una donna matta, si facciate ancora. Un tempo di amore, si muove in mano insieme. E ora vai, vai! Vai, che inizia a far freddo. Diamo il tempo alla giuria di votare, prego. Buongiorno. Buongiorno. Posso... Vai, vai Ciccia, vai. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 6. Benissimo. Allora, Damiano, grande pescatore da Porto Cesareo, ami il mare naturalmente, no? Da quando avevi 8 anni. Dicevano... Sono pescatore da 8 anni. Ah, e prima che cosa facevi?
alla scuola però non sono andato perché eravamo costretti a lavorare da bambini. Attenzione, non sto capendo. Sei pescatore da 8 anni, prima andai a scuola. Però poi bisogno della famiglia. Ah sì, è giusto. Siamo andati a lavoro da piccoli. Senti, qua c'è beh, prima comunione, ragazzi in gamba, c'è, tutte nostre sono. Vuol dire che vieni ogni volta con noi, non ci fai mancare mai il tuo affetto e il tuo calore. È stato con noi, mi prendi un po' di fiato, Damiano Rizzello da Porto Cesario, un applauso. Grazie Damiano della tua gioia, della tua allegria. Ma a proposito di allegria, stiamo ancora, manca ancora qualche pezzo forte. Ed è il momento, signore e signori, da Campi Salentina, Rossano Enrico, detto Ross. Un applauso. Petto villoso anche lui con catenina di prima comunione, eccolo qua, buonasera. Nonna c'è camisa, tutto strazzato. Ah no, tutto strappato, qual è successo? No? Niente, niente, è proprio così, proprio di fabbrica. Vieni, avvicinati un pochettino. Allora, anche lui è un pezzo forte della nostra collezione delle corride, però Massimiliano però ci manda un sacco di audio insomma, durante la settimana, è contento. Rossano ci canta un brano dei Pooh. Noi sei due buono. Nel mondo nell'anima. Sei pronto a stare nel mondo a dedicarci sì, questo sì. Certo. Santo Dio. Gabriele, sei pronto? Gabriele, sei pronto? L'ultimo elemento, diciamo. No, signori e signori, Rossano Enrico, detto Ross da Campi Salentino. Noi, Salentina, noi due nel mondo, prego. Aspettate il semaforo, eh. E io dovrei comprendere se tu da un po' non mi vuoi, non avrei mai capito te, ma da capire cosa c'è, non dovrei tornare a casa poi. Se c'è la cena va, ma darti del mio mondo fuori dei miei pensieri, puoi scoprire che vuoi dormire, che non mi senti più, e io dovrei farti capire, spiegateglielo, contro di me cosa hai. Mi dici che te ne vai, oh, te ne andai. Sono quelli che ti lasciano e non svegliano in te. E nel silenzio fu felice di aspettare che tu gioco che tasca amore. E guardatelo, chi sono io, lo sai, tu lo sai, no, lo sai soltanto tu chi sei tu, quindi giuria per favore votati. Io penso che sono su quanti sono io, eh? E sono un personaggio veramente serio e simpatico per tutti quanti. Tu sei un grande Rosso, per me è tutto quanto, io sono la gioia di tutti quanti voi, gli abbraccio tutti quanti. Grazie Rossano, noi non solo per prenderlo in giro, ma sono una persona onesta. Lo sai che non c'è sentire il lavoro. E lo sai, aspetta, dopo andiamo, facciamo votare la giuria, se non te ne esci, aspetta. 5-5-6, 5-5-5, 6-6-8, 5. Rossano, vieni qua, chi ha detto che non si la pensa la sera? Vieni qua, quanti anni è che ne uscivo? No, io sto chiedendo scusa. E lo sai che la corrida così? Facciamogli un applauso, dai! Scusa, Luigi. Mi esco con il cioccolato, quello con la merda. Qual è? Non ti trovo. Il cioccolato va bene, c'è una cosa no. Basta costare, non stanno, la zicca fa finto, eh? Bene, allora, è stato con noi questa sera da Campi Salentina,
Rossano Enrico, salutiamolo con un applauso. Intendo che sono cantati prima. Ancora, ancora sei niente, si è messo. No, dai. È lunga ancora, è lunga. Ahimè, è lunga ancora purtroppo, andiamo avanti. Ce n'è, tocca. Oh, finalmente un po' di musica. Oh, rilassante. Da Novoli, Cosimo Occhi Neri. È un artista, compositore, autore, cantante, tutto, insomma, ci presenterà, eccolo qua, salutiamolo con un calorosissimo applauso, non andate via, un altro cantante e poi abbiamo finito, eccolo qua il nostro Cosimo, Novoli, lui è la seconda volta che partecipa con noi alla corrida. Buonasera Belli, ci presenti un brano? Un brano che l'ho scritto io, sì. Si chiama Cosa mi succede? Ah, si deve mettere il jack, bene? Allora, il brano che ci presenti questa sera, Cosa mi succede? Testo e musica Cosimo Occhi Neri da Novoli. Grazie. Apelle per noi questa sera. Grazie. Gli occhi che ondeggiano come il mare, la mia mente sta a pensare, il bene diviso dal male. Novoli, artista, compositore, cantante, sì, lo può staccare? Sì, prego. Ok, giuria, se gentilmente votate. Qui. Io intanto, oppure posso dire io? Posso prego, dire prego, come no, ci mancherebbe altro. 8, 7, 7, 7, 7, 8, 8. 8? 8, 8. Non sto capendo, di nuovo, ricominciamo. 8. Signore, voto 8, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 7, 8. Non ci grazie, pare. Grazie. Grazie, Cosimo, è sempre un piacere avere un artista come te sul palco. Allora, vediamo se riusciamo a prendere questo perché sì. Mai c'è qualcuno ci penso io. Aspetta, forse è meglio se ci pensa qualcun altro. Ecco. Ah sì, okay. L'asta non fa più per me. Benissimo, ultimo concorrente in gara. Bravo, grande, bravo, bravo, bravo. Attenzione. Non ridere tu, sei un studente. Ultimo concorrente in gara, questa sera è con noi Pierino Ciancani da Monteroni. Eccolo qua, un signore. Il marito della signora che ha cantato prima, però buonasera, un applauso ci vuole qui. Capisco che fa un po' freddino, però
siamo gli scotch, non lo lasciamo solo. Buonasera signor Pierino, anche lei un concorrente abitué della nostra Lori del Turno, è sempre un piacere rivederla. Questa sera ci presenti Estate senza te, è un brano di Christophe. Sinceramente non la conosco e sarò contento di... Anni 70 non ero nato, come no? E sono contento insomma di conoscere questa canzone grazie a lei. E... questa è Emma. Da Monteroni, Pierino Giancane, Estate senza te. Castelli di sabbia che sbattono giù su questa spiaggia, vorrei tu. L'estate è giunta, ma senza te il sole brucia. La barca sta legata, io le darò la libertà alla deriva, ci andrò da solo, l'amore mio non ci sarà. Alla giuria di votare, vedo dei colletti che iniziano ad alzarsi, fa un po' freddino, eh? 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7. Non male, non male, non male il nostro Pierino Giancane da Monteroni. Io, è stato un piacere averti con noi questa sera. Hai concluso, hai avuto la pazienza di aspettare 15 altri esauriti peggio di me. Però insomma sei stato coraggioso e penso che sia stato apprezzato anche dal pubblico. È stato un piacere con noi il nostro Pierino, saluto cordiale e grazie di tutto. Okay. Allora abbiamo finito il concorso. Siamo arrivati. Siamo... Questo lo posso anche mettere. Mettilo a posto, metti a posto per favore. Sì. Allora abbiamo finito i nostri concorrenti, la serata è stata abbastanza lunga, ora diamo. Però sembra che ce l'abbiamo fatta per quanto riguarda fregare il tempo. Diamo ora nel tempo la giuria di sommare i voti e nel frattempo la nostra Mia ci regalerà un nuovo brano così finché loro non finiscono di fare il conteggio, va bene? Torna sul palco a grande richiesta la nostra Mia Facciano. Allora, questo è un brano che ringrazio la mia maestra di canto che mi ha aiutato a impararlo sempre di più, sempre più meglio, e è un brano significativo come stavo dicendo. E c'è un brano che rappresenta il mondo che tutti noi
primo. Beh, facciamo partire la base. E faccio giusto. La base. Ci potesse regalare questa sera e quindi penso che un applauso doveroso alla nostra Mia. Stop papà, guarda Ita, basta. Okay. Abbiamo un pezzettino anche per te questa sera. Prego, abbiamo i nostri amici del Comitato Feste che hanno un pensiero. Buonasera, salve, un pensiero per la nostra signorina. Ecco qua. Grazie. Ecco, con la targhetta, l'attestato di partecipazione conferito alla nostra Mia. Grazie. Grazie all'amico del Comitato Feste, complimenti. Grazie. Per la festa. Avete fatto un grandissimo lavoro, complimenti. Con sacrificio. Certamente quando c'è.
c'è la volontà, le cose si ottengono, le cose. Sacrifici vendono. Grazie, grazie ancora. Ho letto questo letto. Attestato di questa situazione, conferito al confidente, anche se non sono il confidente. Ma vabbè, va bene. Sono ben mai contento. Provo fini, no? Provo fini. Va bene, andiamo veloci. Andiamo con i ringraziamenti perché sono dei vostri. Si ringrazia l'amministrazione comunale di Veglie con il sindaco dottor Paladini, l'associazione culturale Festa Comunale Veglie con il suo presidente Giovanni Lanciano, l'associazione del paese dei Balocchi di Guagnano con il suo presidente Massimiliano Dalti, sport organizzatore dell'evento, il comando dei vigili urbani e con la buonasera di Veglie, la protezione civile di Veglie, l'edicola di Paolo e Sonio Carofalo, ditta Panarese Costituzioni Generali, Anna Albano Fiorista e particolari di Enza Caricato. Grazie a Luca Ciccarese con, le sue tele, con la telecamera di Saletto in Forma, ha ripreso l'intera serata, la fotografa mia figlia Caterina Pitto e grazie alla regia di Grabi Romano, il nostro regista di fiducia, e al service di Luca Fagiano. Lo conosci? Sì, è il mio padre. E lo conosci, lo conosci, lo conosci. Procediamo, voglio anche ringraziare la giuria, la signora Katia Prato, Davide Rizzo, Massimiliano Dattis, la professoressa Daniela Savoia, Luca Cacciatore, Michele Muglia, François Imperiale, Francesco Milanese, Federica Modugno e Matteo Don Giovanni. Don Giovanni, Matteo Don Giovanni, con questo nome, chissà, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Bene, procediamo, adesso abbiamo un pensierino da dare a tutti i nostri concorrenti che io chiamerò e saliranno sul palco e daremo la nostra targa ricordo. Il primo a salire, Mino Spalluto. Ah, lei, loro mi dicono. Michele Salice. Scusate. Aspetta, ma dov'è? Salite, salite, man mano, salite, rimanete sul palco. Ecco Michele Salice. Ho messo anche l'altro microfono, caso mai voglia guardare. Ecco, Michele. Poi? Valerio Galati, Non c'è bisogno dei microfoni, Niente, niente microfono. Valerio Galati, Damiano Bonadesta, Roberto Padula, no, resta, resta, Roberto, resta. Salvatore Romano. Cosimo Chineri. Cosimo Chineri. Pierino Ciancane. Damiano Rizzello. Damiano c'è, se n'è andato. C'è? Daniele Andrioli. Quarta Giuseppe. Questa. Ok. Siamo. Rossano Enrico Enzolos. Luna Giancane. C'è? Donato Pignatelli. Salutiamoli con un applauso i nostri concorrenti perché veramente meritano. Grazie Sonia. Mino Spalluto. Allora questo è un pensiero che noi abbiamo avuto il piacere come comitato, come associazione del Paese dei Balocchi di donare a tutti voi perché è stato un onore e un piacere avervi sul palco con noi questa sera. Avete trasmesso il vero spirito della corrida e penso che meritate veramente un grandissimo applauso. Diamo il siamo rimasti pochi però dai. Adesso ora è il momento della prevenzione.
di procedere alla premiazione. E partiamo dal premio simpatia. Premia il signor Matteo Don Giovanni, se può salire sul palco per favore, presidente della Proloco di Legge. Testo classificato, premio simpatia. Terzo classificato, premio simpatia, ma anche per la lungimiranza con cui è stato sempre con noi, Rossano detto Ross. Premia il presidente della Provo di Venne, il signor Matteo Don Giovanni. Grazie. Grazie Rossano, grazie signor Don Giovanni. Secondo classificato, premio simpatia, premia il signor Francesco Milanese, presidente del Consiglio Comunale di Venne. Assimiliamo, assimiliamo la coppia. Secondo classificato è Enzo Mendrano. Dov'è? Eccolo qua, il nostro Enzo Dottor Chiarolo. Grazie presidente, è stato un piacere, grazie a te Enzo di essere stato con noi. Primo classificato della categoria premio simpatia. Avete vinto tutti, però è giusto che ci sia un vincitore. Stiamo parlando di Giuseppe Quarta! Premia il direttore artistico delle manifestazioni Michele Puglia. Grazie Giuseppe. Giuseppe, a posto? Puoi tornare a Ruffano contento? Sì, grazie. Eccolo qua, Michele Puglia. Procediamo con il premio, grazie Giuseppe. Procediamo con il premio Corrida, Medie 2022. Terzo classificato, Sonia Spedicato. Eccola qua, buonasera. Premia Luca Cacciatore, assessore lavori pubblici e urbanistica del Comune di Venere. Sonia Spedicato, quindi sei contenta? Okay. Abbiamo anche un pensiero floreale per la nostra Sonia. Ecco qui, la nostra... Il nostro componente, il nostro comitato feste. Grazie a te Sonia. Secondo classificato premia la professoressa Daniela Savoia, dirigente scolastico del studio comprensivo Peppino Impastato di Veglie. Secondo classificato lo vuoi dire tu? Roberto Padula, eccolo qua, secondo classificato. Prende la signora professoressa. Grazie Roberto di essere stato con noi. È il momento clou della serata, è il momento clou di quest'estate che abbiamo passato insieme a voi e io non finirò mai di ringraziarvi. Vi voglio bene a te signor Daniele, signori, la nostra coppia Giuseppe, Roberto, Michele, il nostro Valerio, tutti quanti, Rossano, tutti quanti siete stati magnifici, ci avete fatto passare un'estate splendida, un'estate meravigliosa. Chi c'era e chi è venuto per la prima volta è sempre stato, rimarrà sempre nei nostri cuori. Ci auguriamo l'anno 21 di rincontrarvi e di rifare qualcosa ancora più bella per le piazze dei nostri paesi. Grazie all'Associazione del Paese dei Barocchi, vince la... Grazie al Comune di Veglie che ci ha ospitato, buonasera, scusate, stavo quasi per dimenticarlo, grazie al Comune di Veglie, grazie al Sindaco del Comune di Guagnano, Franzo Imperiale e ai amici che sono venuti da Guagnano. Vince la corrida, Corrida e Tour, la finale 2022, premia, è vero, sono arrivato, Katia Prato, assessore alla cultura del Comune di Veglie. Vince la corrida e la finale
della Corrida in Tour 2022. Michele Salice! We are the champions, mia. Con questo brano vi salutiamo, vi diamo appuntamento all'anno venturo, è stato un piacere stare con voi. Se vi siete divertiti, ditelo ai vostri amici, altrimenti, come diciamo sempre, fatevi i cazzi vostri. Buonanotte.